E a proposito di bambini e di minori, adesso parliamo della rete dell'accoglienza che è nata a Taranto anche da parte delle istituzioni, perché non serve solo il buon cuore, bisogna seguire le regole. Ne parliamo con il procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Taranto, la dottoressa Pina Montanaro. Buongiorno, ben trovata. Buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno agli ascoltatori. Diciamo che c'è una vera e propria rete che è sorta per accogliere i bambini ucraini e spesso anche un tutore o comunque chi li accompagna, nonne, zie, mamme. Certo, noi come procura minorenni a Taranto, come autorità giudiziaria minorile a Taranto, insieme alle altre istituzioni, quindi parlo di prefettura, questura, scuola, ASL, abbiamo chiaramente predisposto una rete per l'accoglienza, secondo peraltro quelle che sono le indicazioni anche del commissario delegato, la dottoressa Ferrandino, per accogliere i minori, soprattutto i minori stranieri non accompagnati, sono i minori soli che arrivano in Italia con adulti che non sono coloro che legalmente esercitano la responsabilità genitoriale su di loro, quindi anche se so io parenti, titolari di strutture che però non possono dimostrare di essere legalmente responsabili, quindi questi minori vengono gestiti come minori stranieri non accompagnati e viene messo in atto insomma tutto il sistema di tutele e di accoglienze previsto per gli stessi. Va detto una cosa, spesso si, diciamo, trascinati, come diceva Marina, dal buon cuore, le famiglie aprono le porte e magari hanno anche la convinzione che queste persone rimarranno per sempre, esatto, nelle loro famiglie. Forse da questo punto di vista è il caso di fare un po' di chiarezza. E certo, perché voglio dire chiaramente l'accoglienza, come diceva lei, la disponibilità è chiaramente bene accetta, però bisogna comprendere che soprattutto per i bambini e i ragazzi che arrivano da soli si tratta di un'accoglienza eventualmente familiare ma temporanea, certo. Cioè sono bambini e ragazzi che, come peraltro chiaramente specificato in una nota dell'ambasciata dell'Ucraina in Italia, sono bambini allo stato non adottabili, sono bambini che devono ritornare, noi glielo auguriamo quanto esatto, prima, nel loro paese di origine, quindi bisogna fare molta attenzione a non confondere, ecco, voglio dire, questo l'affidamento in questo caso familiare, che è un affidamento che si chiaramente prevede come temporaneo rispetto alle altre forme prodromiche ed eventuali adozioni, insomma. Dottoressa, c'è la volontà dei tarantini di accogliere? Cioè avete raccolto disponibilità? Sì, noi abbiamo raccolto tanta disponibilità nel nostro comune ma anche nei comuni di tutta la provincia. Abbiamo disponibilità di famiglie che sono pronte ad accogliere mamme con figli o comunque bambini o ragazzi con gli adulti di riferimento, così come sono state messe a disposizione strutture dai comuni, anche dalla curia, e quindi voglio dire c'è sicuramente questa disponibilità e poi c'è anche una serie di famiglie che hanno offerto la loro disponibilità anche ad accogliere temporaneamente eventuali bambini, diciamo minori stranieri non accompagnati, che però devono prima passare attraverso delle strutture di accoglienza, fare lo screening sanitario, cioè prevedere tutte quelle misure di tutela, la nomina di un tutore. Ecco, io volevo capire, scusi se la interrompo dottoressa, proprio su questo punto, cioè se io fossi una famiglia che sì, sceglie di dare, a chi si rivolge, che devo fare? Allora, guardi, noi abbiamo diramato sul nostro territorio una nota proprio per far capire questo. Le famiglie disponibili possono diciamo, manifestare la loro disponibilità sia ai sindaci dei comuni che al Tribunale per i minorenni e alla Procura per i minorenni. Questo perché attraverso una PEC, attraverso... Ci sono le PEC, sui nostri okay, siti ci sono tutte le PEC possibili e immaginabili, okay, tutti perfetto, i servizi a cui rivolgersi e quindi inviare diciamo, la disponibilità. Magari abbiamo chiesto anche ai sindaci che raccolgono queste disponibilità di diciamo, fornirci indicazioni anche sul nucleo familiare, quindi eventuali insomma, disponibilità logistica, insomma, anche per comprendere prima di fare. È ovvio che l'autorità giudiziaria compie un accertamento prima di adottare certo, qualunque tipo certo, di misura. Certo. Con lei vogliamo parlare? Sì.
No, no, io volevo ribadire un concetto, se mi consentite, perché per noi è fondamentale. Abbiamo, ripeto, diramato una nota proprio per questo. Noi chiediamo che tutti coloro che sono a conoscenza di ingressi o presenza sul nostro territorio di bambini, di minori provenienti dall'Ucraina, facciano la dovuta segnalazione o si presentino alla questura, all'ufficio immigrazioni o alla prefettura o alle forze dell'ordine del territorio, perché è fondamentale, loro poi provvedono a segnalarli a noi, è fondamentale tracciare la presenza, certo, di questi minori. Sembra un aspetto magari poco rilevante, ma per noi è importantissimo. È giusto che l'accoglienza sia spontanea, ma l'accoglienza deve essere organizzata e soprattutto dobbiamo mettere in atto tutte le misure che consentano di adottare la massima tutela nei confronti di questi minori. Dottoressa, avremmo voluto parlare con lei anche del numero verde per la tutela dei minori che vivono in città, ma temo non ci sia il tempo. Lo possiamo fare nei prossimi giorni. Mi da solo un flash, il numero è 800-250-411. Chiunque abbia notizie di disagi minorili può telefonare a questo numero, attivo H24. Va bene, magari ci risentiremo per parlarne comunque in modo più approfondito. Grazie mille per essere stata con noi intanto. Grazie, dottoressa. Buona giornata.